Ciao a tutte e benvenute in un nuovo video. Oggi vediamo insieme dei piccoli trucchi per rendere visivamente più grande la vostra casa. Il primo consiglio che voglio darvi oggi è quello di utilizzare i colori. Non c'è dubbio che il tutto bianco sia la scelta giusta per creare una percezione più luminosa dell'ambiente, ma anche un solo colore o più colori tenui possono dare l'impressione di continuità e fare sembrare lo spazio più ampio. Per esempio, potete giocare con le scale di colore neutre che danno luce e personalità all'ambiente. Quindi non si discute sul fatto che il tutto bianco esalta la luminosità, unisce lo spazio e lo rende più grande. Ma scegliendo una palette di colori neutri, lo spazio sarà altrettanto luminoso e avrà un po' più di personalità. E per chi ama l'arte e ama inserire dei quadri alle pareti, ci sono alcune tecniche di disposizione dei quadri che possono far sembrare uno spazio più ampio, contribuendo a creare un'atmosfera più calda e gradevole. Si può scegliere una parete vuota e appendere i quadri in modo da creare una composizione orizzontale o verticale che copra l'intera parete, senza però appesantirla e focalizzare così lo sguardo su di essa. Può anche essere molto efficace appendere un quadro grande su una sola parete, lasciando libera le altre e attrarre così l'attenzione del nostro ospite. Questa soluzione può aiutare a creare uno spazio molto più ampio, soprattutto se l'ambiente è arredato con mobili sobri. Un terzo consiglio per far sembrare il vostro spazio, il vostro ambiente più grande, è quello di scegliere bene le tende. Questo è un argomento a cui io ci tengo particolarmente e ho fatto anche più video. Quindi non optate per tende magari in velluto o oscuranti, oppure con grosse fantasie. Invece utilizzate delle tende, dei tessuti semileggeri e dai colori più vicini a quelli della parete. Bisogna cercare di sfruttare il più possibile la luce naturale. Un altro modo molto semplice per far sembrare gli spazi più grandi, ed è quello che noi vogliamo, è quello di creare in un ambiente delle zone e suddividerli con dei tappeti. Naturalmente il tappeto non deve essere scelto così a casaccio, ma deve rispecchiare lo stile della casa, del pavimento e naturalmente dei vostri gusti. Scegliere un pavimento con un colore che non contrasta con il pavimento e metterlo vicino a una parete più spoglia renderà l'ambiente più grande e armonioso. Al tappeto si potrà poi abbinare un quadro a parete, perché no? Anche la scelta del pavimento è importante per rendere più grande una stanza piccola. Quindi, se siete in fase di ristrutturazione, se state ristrutturando casa, scegliete una superficie senza fughe. Preferite materiali magari come le resine, se vi piacciono, o il cemento, che non formano spazi vuoti tra di loro e così lo spazio calpestabile risulterà omogeneo. Se preferite, potete scegliere una superficie con delle fughe ben evidenti che seguono un disegno preciso e lo mettono in risalto. Un altro consiglio veramente importante riguarda l'illuminazione degli ambienti della casa. Le lampade sono degli oggetti meravigliosi che aggiungono charme e atmosfera. Quindi per me, per far sembrare un ambiente più grande con le luci, il mio consiglio è quello di evitare una sola illuminazione centrale, ma utilizzare più punti luce. In questo modo si eviterà di creare un unico punto focale, dando così allo spazio movimento e ritmo. Un altro modo importante per valorizzare e ampliare un ambiente è attraverso lo specchio. Gli specchi riflettono e danno la sensazione che lo spazio si duplichi. Potete sceglierlo come più vi piace e come si addice al resto del vostro arredamento, con una forma rettangolare, con una forma quadrata o rotonda, con una cornice o senza, non importa. L'importante è che lo specchio diventi una bella superficie riflettente che così duplicherà il vostro spazio.
Un altro consiglio è quello di puntare sul vetro. Puntare sul vetro è una delle mosse vincenti. La trasparenza del vetro aiuta sicuramente a dare una sensazione ariosa all'ambiente. Per esempio, si possono scegliere dei soprammobili trasparenti oppure suddividere gli spazi, se si ha la necessità, con delle vetrate in vetro che sono molto leggere e permettono di sfruttare la luce naturale. Un altro trucchetto è quello di non riempire con troppi oggetti le mensole, i ripiani del mobile, per un semplice motivo, perché l'occhio quando trova dei vuoti tende a leggere lo spazio con più chiarezza. Basterà lasciare libero qualche ripiano e riempire gli altri in modo armonioso, creando magari dei piccoli gruppi di oggetti, giocando con le forme e le altezze, oppure posizionando un singolo oggetto che sia particolare e molto molto decorativo. Non occupate ogni centimetro dello spazio che avete a disposizione, perché questo renderà tutto più caotico e servirà solo a rimpicciolire visivamente l'ambiente. Ricordate inoltre che i pezzi da inserire in una stanza non molto ampia non sono sempre quelli piccoli. Si può creare un punto focale, un punto di attenzione che dà continuità con un solo oggetto anche grande, come abbiamo visto per i quadri, quindi catturare l'attenzione con un oggetto grande. Ad esempio potete inserire un oggetto, un grosso pezzo, un pezzo d'accento anche di dimensioni importanti, come per esempio una madia con i piedini, che può aiutare così a fare sembrare l'ambiente più grande. Potreste magari orientarvi a dei mobili con i piedini sospesi, perché questi danno la sensazione di leggerezza, e scegliete anche dei mobili salvaspazio con vani contenitori allungabili o a scomparsa. Un altro piccolo trucchetto per far sembrare la stanza più grande è quello di orientare lo sguardo attraverso l'ambiente. L'aggiunta di un elemento d'arredo che copra l'intera parete può dare l'illusione di una stanza più spaziosa. Disponendo gli oggetti in altezza, l'occhio sarà attratto verso l'alto e l'ambiente sembrerà così più spazioso. Si può, ad esempio, posizionare, e io questo lo adoro, una libreria lungo tutta la parete, oppure un contenitore o comunque un elemento d'arredo che copra la parete orizzontale o in verticale, per creare così l'illusione di grandezza visiva. Questa è una cosa che ripeto spesso e che secondo me è molto importante. Se volete che una stanza sia elegante e ariosa, la prima cosa da fare è evitare di accumulare oggetti ovunque. Cercate di non lasciare troppe cose sparse qua e là, ma cercate sempre di mantenere tutto al proprio posto. Se volete altre idee e trucchetti per la vostra casa, qui sotto ve ne lascio alcuni da guardare. Ciao e ci vediamo al prossimo video.